Cominciano a protestare, dicono, ma poi i sindaci che utilizzano gratis i profughi per fare lavori che normalmente fanno quelli che lavorano per le cooperative sociali, ci stanno un po' cambiando il mercato. Le cooperative sono le stesse che prendono 35 euro al giorno per ogni profugo che accolgono, sono quelle che ne fanno un business, per cui dubito nella legalizzazione delle cooperative. Vabbè, insomma, non l'appassiona il tema. E Claudio? Assolutamente no, anzi, le dirò di più, che io sono estremamente convinto che alcuni diritti che hanno le cooperative, che in alcuni casi sfruttano anche i loro lavoratori, dovrebbero essere tolti e parificati alle aziende normali.